Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 15 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Fortunati in affari, speranzosi in amore. Giornata perfetta per uscire dalla tana, dove la vostra ipocondria e l'attaccamento spasmodico al lavoro vi hanno rinchiusi contro ogni logica. Oggi pomeriggio, però, finalmente convinti dal buon senso, anche voi mollate gli ormeggi, uscite a fare compere, a prendere un aperitivo e magari osate perfino andare al cinema, con la vostra brava mascherina, naturalmente. Fuori città, poi, quante belle cose da visitare e immortalare: borghi antichi, abbazie diroccate, manieri nella forra, difficili da trovare nel verde del fogliame ma per questo ancora più avvincenti. Roba da segugi della bellezza e voi avete un ottimo fiuto. Voglia di cose belle e buone, kalos kagatos direbbero Callimaco o Saffo, sovrani della lirica greca. Con la luna in seconda casa, smaniosa di conferme affettive e Plutone in trigono l'amore vi sorride a mezza bocca, lasciando sperare meraviglie, ma un po' più in là. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato, l'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Cercate di risparmiare in questo periodo in cui le spese sembrano essere davvero insopportabili. Fate delle scelte e potendo rinunciare a qualcosa fatelo volentieri. Grandi cose potreste fare se solo tentaste di ripulire il cuore da inutili emozioni e sgombrarlo dalle macerie del passato. Provate anche a chiarire a voi stessi quanto tempo avete sprecato nel cercare soluzioni comode agli altri e non a voi. Presto o tardi farete un errore e il vostro segreto sarà svelato, cercate di evitare gli errori per troppa gelosia. Abbiate più cura della vostra salute, è vero le preoccupazioni sono tante. Ma dovete capire che salvaguardando la vostra di salute tornerete presto ad avere successo e a cogliere le meritate ricompense. Un amico vi negherà un favore che vi deve o cercherà di rinviare una promessa fatta, non prendete vela più di tanto. Presto toccherà a voi restituirgli il piacere. Vivendo un amore segreto abbiate cura di mantenere un corretto atteggiamento, saggio soprattutto, in modo che non trapeli nulla nel vostro ambiente. I pettegolezzi sono in agguato e potrebbero ferirvi oltremodo. Farai parlare di te. Religione, filosofia e giustizia ti attireranno ma cerca di rispettare le opinioni altrui e non lanciarti in qualche battibecco per riaffermare le tue convinzioni. Se dovrete fare una lista di cose da fare oggi, mettete al primo posto quelle più importanti e fatele bene. La vostra forza di volontà è proporzionale alla fiducia che avete in voi stessi. Ottime possibilità di ottenere una mansione o un lavoro nuovo, non fermatevi però alle prime ipotesi ma fate in modo da scegliere solo quando avrete le idee ben chiare. Non siate egoisti, le persone che vi stanno accanto hanno bisogno di voi. Avrete a disposizione le armi giuste per rendere appagante ogni momento con la persona amata, sarà indimenticabile. Il momento odierno potrebbe essere importante nella vostra realtà professionale. In questa giornata avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Con Marte in aspetto tecnicamente negativo dai pesci vi coglie un momento di pacata e obbligata distensione, siete discesi dalla montagna che amate scalare, avete accantonato per un attimo le preoccupazioni quotidiane, ora trovate il modo e il tempo per ritagliarvi un angolo tutto vostro dove poter coltivare i vostri interessi, gli affetti, i piaceri. È Mercurio in aggiunta imbronciata dal segno vostro nemico amatissimo dei Gemelli che vi chiede, anzi vi impone, una saggia pausa di meditazione, controbilanciando il frenetico attivismo che, da sempre, vi contraddistingue. Riconquistate una posizione migliore in questo fine settimana dopo un inizio pesante e forse anche qualche piccolo problema a livello personale. C'è da dire che talvolta non è facile stare in armonia con le persone che ci stanno attorno, vi siete sentiti persino messi alla prova o forse le responsabilità sono troppe e vi siete chiesti perché state facendo tutto da soli. Attenzione alla forma fisica.
Avete diverse situazioni complesse in atto, ma non potete immaginare di cavarvela usando il vecchio metodo del vittimismo, che tanto vi è caro, quando non sapete come giustificarvi e come districarvi. Dovreste innanzitutto chiedere una mano ed ammettere di non essere perfetti, che non tutto si può fare in base al vostro insindacabile giudizio e che anche le opinioni altrui contano. Sarete in grado? L'una amica per tutta la mattinata, segno che con gli amici oggi vi andate a divertire, in montagna, in bici, ma forse avete fatto i conti senza l'oste, la scarpinata o la pedalata saranno più faticose del previsto, infatti vi ritroverete con le gambe indolenzite e l'umore sotto i tacchi, così lascia pensare la bianca signora che dal pomeriggio scivola in dodicesima casa, togliendovi perfino l'appetito. Il che è tutto dire. Amore ed Eros. Amore, amicizia, incontri, avete proprio scelto bene il programma per questo weekend, in compagnia di gente simpatica, disponibile, affascinante. Se partite per una pedalata o un tour in una città d'arte, in coppia tornate più uniti e con uno sciame di amici al seguito. I più felici saranno gli zitelloni, che si presentano soli soletti ma la sera rientreranno in coppia. Cari Vergine, rispetto a qualche settimana fa le cose sono cambiate moltissimo. Non ci credete? Guardatevi. Le risposte sul lavoro e in amore non arrivavano, ora siete in gioco e pian piano le cose stanno andando per il verso giusto. Vi riscaldate il cuore al tepore dell'intimità con la persona che avete scelto di avere accanto, chiudendovi decisamente dietro la porta agli impegni sociali, mondani e anche familiari, che vi hanno assillato di recente. Il partner vi ringrazia. Lavoro e denaro? Il vostro lavoro oggi è viaggiare e non è da poco. Difficile organizzare tutto a puntino, infatti ci rinunciate, scegliendo di farvi guidare dall'energia del luogo, come una passatoia rossa sotto i vostri piedi, la seguite e trovate quasi in automatico le chicche d'arte, gli angolini speciali, piccoli musei defilati. Poche parole su fatti importanti e di attualità, sono così scottanti che preferite non prendere posizione, tanto sapete in anticipo che sarete in disaccordo con gli altri, filosofia e storia restano i vostri argomenti preferiti, da gustare da soli nei vostri momenti di riflessione. Oggi qualcuno potrebbe offrirvi di entrare a far parte di un team di lavoro oppure di partecipare ad un investimento finanziario, ma cercate di valutare tutto bene e con calma. Dopo alcune difficoltà lavorative incontrate nei giorni scorsi che, per qualcuno, va detto, sono state un'autentica, sia pur momentanea, battuta d'arresto, imparate che anche gli eroi si riposano e questa sosta offerta alla vostra operosità, costituisce un'opportunità di valutazione delle vostre prossime mosse. Dopo aver assimilato che le avversità possono essere delle formidabili occasioni, riprendete la vostra consueta salita, contando sulla vostra inesauribile riserva di energie e avendo ben chiara in mente una strategia, da attuarsi nei tempi lunghi. Benessere. In ottima forma, vi basta cambiare aria e contesto, evadere dall'ambiente quotidiano e le forze raddoppiano. Occhio però a non abusare del vostro fisico, l'entusiasmo è il motore migliore ma se siete fermi da un po' un calo di prestazione può cogliervi da un momento all'altro. L'allineamento planetario di oggi ti fornisce supporto e ti dà la possibilità di stabilizzare l'energia emotiva attraverso l'attività fisica. L'esercizio che ottieni tonificherà e rafforzerà i muscoli e, a sua volta, ti sosterrà quando affronterai sfide inaspettate della vita. Per lei, vi basta cambiare ambiente e in viaggio anche il modo di amare si trasforma radicalmente, più frizzante, disinvolto, spregiudicato. Stanotte sarete l'odalisca o la geisha che fa impazzire il proprio signore. Ma domani si invertono le parti. Per lui, spesucce e spesone al centro commerciale ma una volta tanto trasgredire è un tale piacere, per la famiglia e i figli oggi si fa uno strappo alla regola. Colore delle emozioni, blu cina. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 9. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.